Potete passare. Non ti do, ormai. Quarto d'ora accademico, visto che siete tutti accademici. Non faccio discorsi. Ringrazio tutti, festival, comune, e il sindaco in particolare a cui ho rubato la sedia. Non lo sapeva, l'ho scoperto adesso. Leggo solo i nomi dei partecipanti al laboratorio che vedrete in scena. Che sono 39. 40. Flor Emanuela, Cubadda Susanna, Pintus Giuseppina, Cubeddu Domenico, Mastinu Mariano, Meloni Alessandro, Grobe Alessia, Corona Luca, Marongiu Miriam, Suami Borgongini, Elisa Serra, Matteo Deligia, Cubadda Simone, Cubadda Giovanni, Cubadda Nicola, Caria Filippo, Cubadda Gabriele, Ulleri Sebastiano, San Antonella, Cosseddu Anita, Cubadda Giada, Firinu Elena, Marongiu Francesca, Cubeddo Hilde, Cubeddo Alice, Bacca Manuele, Orru Raffaele, Lotta Benedetta, Mancosu Marta, Cazzeddu Abele, Cazzeddu Moreno, Caria Simona, Salaris Elisabetta, Davide Flore, Meloni Alessandro, Fenu Lorenzo, Michele Solinas, Cubadda Nicola e Piras Samuele. Come Federico? Allora non può fare lo spettacolo. Allora, l'ultimissima cosa e la più importante, l'esperienza insegna: in questo campo non c'è campo, quindi è inutile che vi mettiate a telefonare. Non, per piacere, per 50 minuti non usate il cellulare. Grazie. Thank you.
Noi siamo i veri uomini e voi ci avete rotto. Voi vi credete donne ma vi pisciate sotto, ci avete rotto, non ne possiamo più. Noi siamo i veri uomini e voi ci avete rotto. Voi vi credete donne ma vi pisciate sotto, ci avete rotto, non ne possiamo più. Noi siamo i veri uomini e voi ci avete rotto. Voi vi credete donne ma vi pisciate sotto, ci avete rotto, non ne possiamo più. Oh! Siete batteri, cosa direi? Siete schifosi, piagnucolosi, degenerati, malcapitati, cacche! Siete batteri, cosa direi?
siete schifosi, degenerosi, degenerati, malcapitati, cacche! Siete batteri, quelli tineri, siete schifosi, piagnucolosi, degenerati, malcapitati, cacche! E muove! Non passerà mai da quest'oggi fino alla fine del mondo senza che noi in esso non saremmo menzionati. Noi pochi, noi felici pochi, noi manipolo di fratelli, perché chi oggi verserà il suo sangue con me sarà mio fratello, e quindi alla guerra! Sì! Donne! Sì! Dimostriamole che noi vinceremo questa guerra! Sì! Dimostriamole che sono solo delle stupide scimmie senza cervello! Sì! Uomini! Sì! Siete stupidi, avere paura dell'auto pieno di buste di scarpe e vestiti e donne a razza cosa? Sì! Noi non dipende di chi è nostro! Sì! Ma loro lui viene! Distruttero perché noi abbiamo la pancia, ma ricordate che un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle! Sì! Donne! Queste stupide che loro non sono menzionate da nessuna parte? Sì! E che noi siamo menzionate sulle foglie, sulla carta e persino sulla tavola dei 10 comandamenti? Sì! Diciamole! Sì! Donne! Sì! Facciamo vedere a questo branco di deficienti che avrebbe delle palle! Sì! Loro stanno solo a guardare la partita con un panino alla birra in mano! Sì! Forza Italia! Compagni! Sì! Siete pronti alla guerra? Sì! E sapete cosa diceva Cesare ai suoi uomini? No! Diceva loro... Signore e signori, ma soprattutto signorine, benvenuti. Benvenuti all'esito del laboratorio della non scuola a Seneghe, che quest'anno celebra il 10° anno del Caputan et sos Poetas. Abbiamo infatti qui l'onore e l'onere di dare il via a questa importante manifestazione, che ormai è famosa in tutto il mondo. Quello che avete appena sentito era il celebre prologo dell'Enrico V di William Shakespeare. Si dice William Shakespeare. E vabbè, io cosa ho detto? Comunque, il laboratorio si è concentrato soprattutto su tutte le opere del famoso drammaturgo inglese, ma soprattutto sul mondo onirico e fantastico che il bardo ha saputo raccontare nella sua sconfinata opera. Io e il mio compare siamo lieti di condurvi attraverso questo viaggio nelle liriche shakespeariane. Lasciate dunque che due tra le più importanti menti che Seneca abbia mai prodotto... Ma non lo sapete che io sono andato a Londra e mi sono preso una decina di master in donne a razza e cosa? È vero, è che io sono andato in America per studiare l'evoluzione dei gabbiani di mare e ho preso il dottorato in microbiologia scleroide della vita e dell'ambiente. Ah, e te cosa va a fare? Ma che che non ne capisci? Ho decifrato le sequenze genetiche più importanti per il funzionamento del cervello. Adesso sono passato a casa a salutare mamma e babbo e poi parto a Oslo per ritirare il Nobel. E tu a Londra cosa hai fatto? Ce n'è di cose da fare a Londra. Ho fatto da interprete per Betty la regina. Poi adesso sto facendo il maestro di George, di Teghini.
Mita, il principino Mita. Ah. E poi sono tornato a casa che a babbo serve aiuto a mungere. Bella Londra. Pensa che ho fatto uno studio su un campione di sangue di William Shakespeare e ho scoperto una cosa straordinaria. E che cosa? Che è morto grande foraggio. Mita, che è morto di sifilide, ma non è quello. No, no, sifilide se stui, è morto grande foraggio, te lo dico io. Ah, se non mi dà fini, ti dà saudeo sta sifilide. Ti sto dicendo che il suo corredo cromosomico è proprio uguale a quello dei sardi. William Shakespeare è sardo. No, 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 no. Io William Shakespeare l'ho studiato meglio di te. Io so che è nato, morto e vissuto a Londra. Quindi smettila di dirmi fesserie per farti vedere come sei. Oi, fidati. Mamma, ho visto mia, che il suo DNA perché... è proprio uguale a quello dei senegesi. Certo, già più da conso i sardi. Mi sono informato, boh. Ho scoperto che si faceva chiamare Pire Scutullada. Shakespeare, per ascolto. Quello è. La notte in sottolinei e la mattina a raccogliere pietre col babbo. E poi è andato a Londra e ha fatto fortuna. E ha scritto le opere più importanti, come per esempio... Romeo e Giulietta. E ok, Sogno di una notte di mezz'estate. Poi? Romeo e Giulietta. Sì, Macbeth. Poi? Romeo e Giulietta. Ah, l'Otello. Romeo e Giulietta. L'Amleto. Aspetta, ne ho uno sulla punta della lingua. Romeo e Giulietta. Quello che ha sulla punta della lingua sicuramente al 100% è il Titanic, boh. No, che Titanic è lì. Oh, ti dico che il Titanic non mi interrompe. No. Oh, è non è di Shakespeare, Titanic. Dai, lo voglio. Sì. Romeo e Giulietta non si fa, non va bene. Ho deciso che allora, non si fa. Allora Mariano, veramente un po' di rispetto. Tu non ci dici così perché noi ci siamo preparati. Guarda. Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre e rifiuta il tuo nome. Ho detto di no, assolutamente no. Non mi piace, non si fa Romeo e Giulietta. Basta, è un'opera troppo insulsa. Non si fa, basta. Oh, mi sono preparata anch'io. Certo che sono io, Romeo. Calla Giulietta, che andavo sui motoretti. Giulietta, torna a posto, che non è così. Adesso te lo faccio vedere io, che mi sono preparata anche. Vieni, Giulietta, vieni qua. Non si fa, non si fa. Io lo voglio fare e lo facciamo. E io ho detto che non si fa. Invece sì. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Sì. Sì. No. Non lo facciamo. Comando io qua. Facciamo quello sulla nave. Com'è che si chiama? La tempesta. Bravo Filippo. La tempesta. Mariano, musica. Poi qua al posto. Dai, 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 dai. Siete altro, ti dico io le manovre adesso. Pronti a virare. Virate a destra. Virate a sinistra. In avanti. E indietro. Gettate l'ancora. Riprendete l'ancora. La barra di sopra. La barra di sotto. La barra di destra. La barra di sinistra. E la birra. E la birra. La birra con una barra, la birra me la siete già scolata tutta, imbriagosa! Ammutinamento! Ammutinamento! Oh, arrazza, frago, maru! Lavatevi, pezzi a pudesse! Io non posso lavorare in questi tempi malsani! Forza! Boh! No, non ho capito! Qua coliamo a picco e voi vi lavate! Ai remi, uno, due! Telefilm.
sciocco, sono un fragumaro che non si divide brusi, no? Che prova a fare pulita per terra che è tutta zozza di quelle porcherie che mangiate. Adesso! Non l'ho ora, guardate all'orizzonte! La prima fila seduti! Ducato benvenuto, vostro nuovo capo bruco! Siamo! Abbottinamento! Pronti i maiali, imitante quella cantante sprigunzia, quella che è Lecce Martella, io, Miley Cyrus, che già ne ho messo. Adesso mi sorprendo, testa di spagnolo. Quale lezione di spagnolo? Stiamo imbarcando acqua! Prendete i secchi e buttatela fuori! Forza! C'è uno squalo a bordo! Ma cosa squalo è squalo se Filippo è il figlio del bidello? Basta, mi avete veramente stufato! Siete vestiti blu e rosso e verde, vi credete pirati, ma io... Ma che vi vengo luce dalla gola? Ma perché non vi piccate? Ma no! Ma state parlando? Voi sapete con chi state parlando? Dove? Sono il principe di Sene! E io il re di Borgogliore! E io Mondalì! E io Madonna! E io il re di Borgogliore! Ragazzi, ci stiamo avvicinando troppo agli scogli! Tutto è perduto! Aggrappatevi alle preghiere! Tutto è perduto! Ho voglia morire! Ma bene! Moglie e figli, addio, addio fratello, è la fine, la fine, la fine. Pietà di noi, stiamo naufragando, moglie e figli, addio, addio fratello, è la fine, la fine, la fine. Pietà di noi, stiamo naufragando, moglie e figli, addio, addio fratello, è la fine, la fine, la fine. Queste moreno dove è? E cosa mi dice moreno? Niente moreno. È il potrometista Jack. Capire! Ho avuto la più straordinaria delle visioni! Mi sembrava di avere... No, mi sembrava di essere! Asco, ma cosa rimango qui con le zampe davanti e con il becco? Non ci sono occhi di un uomo e di una donna che abbiano mai sentito e orecchie che abbiano mai veduto! E poi non ci sono mani che abbiano mai assaggiato e neanche una lingua che abbia mai toccato! E poi non c'è un cuore che abbia mai raccontato un sogno come il mio! Il mio regno per un panino! No! Il mio regno per un bue rosso! No! Il mio regno per un cavallo! Sì! Dai, però,
O spiriti che vi accompagnate pensieri di morte, e colmatemi da capo a piedi sino a traboccarne della più spietata crudeltà. Rendete più denso il mio sangue, sbarrate ogni accesso alla compassione. Vieni, o fitta oscurità notturna, e ricopriti del più buio fumo dell'inferno, cosicché la mia arma affilata non veda le ferite che apre, e i cieli non si sporgano oltre la coda di tenebra per gridare: ferma, ferma! Come mi prendo? Vorrei ora parlarvi dei sogni. Quando gli uomini si addormentano, si stabilisce subito una comunicazione fra il loro letto e la loro tomba. L'addormentarsi diviene il risveglio dell'ombra. Non si è immobili, si vola nell'immensità. Non si è ciechi, si vede nell'infinito. Non si è sordi, si ascolta nello spazio. Non si è muti, si parla nella morte. Non si è caduti, si è resuscitati. L'addormentato è l'assaltatore della notte. I sogni sono i proiettili delle stelle. Morto per aver assaggiato un panino di insulina.
Signore e signori, bene, ormai ci avviamo alla fine di questo viaggio all'interno di Shakespeare. Il sole è ormai calato, il crepuscolo si avvicina, è l'ora degli spiriti, come amava definirla il nostro autore. Proprio una gran bella serata, indimenticabile. Non è finita, No, sembra essere appena iniziata. È terribile. Sembra di essere al teatro. Al circo. Al varietà. Al circo. Basta, Ci sono stati un po' di errori, un po' di imprecisioni, ma come dire... È il bello della diretta. Ma che, mica siamo in televisione. Si dice the show must go on. Ah, è vero. Che vuol dire? Che vuol dire lo show deve... Ma non è che avevi studiato lingue a Londra, tu? Sì, vabbè, tu dovevi andare a prendere il coso dove dovevi andare, Qui, con questa storia di Shakespeare sardo, l'abbiamo sparata veramente grossa. Qui non ci prende sul serio più nessuno, l'hai capito? Che ci toccherà emigrare. Dov'è mamma? Oh, io emigro, ciao! Vai! E non possiamo lasciare il pubblico così! Manca ancora qualcosa! Romeo e Giulietta! Basta! Ho detto che Romeo e Giulietta non si fa! Non lo facciamo, ho detto! Basta! Se volete fare quella commedia da quattro soldi, andatevene a Milis! Via, che lo fanno meglio! Vai! Dobbiamo andare a Milis! Sì, a Milis, via! Sei sicuro? Sì, a farlo lì, via! Eia! Via! Ma insomma, oi a Marianne però, feste! Feste alle vostre famiglie! Fino alla settima generazione! Ma cosa pensano questi? Che abbiamo bisogno di loro? Noi in laboratorio possiamo farlo anche da soli. Forse. E diglielo, non abbiamo certo bisogno di una banda di ragazzini. Ma insomma, cosa si credono? Siamo di ben altro livello e... Ma, Domenico, ti prego, leggi il monologo finale di Puck, tratto dal sogno di una notte di mezz'estate. Così diamo il saluto a questo pubblico del festival con un po' di poesia alta. Altro che canzonette, questo è un festival diverso e... Prego, dai. Se l'ombra è nostra è bandata offesa, voi fate conto vi abbiamo colto queste visioni così a sorpresa, mentre eravate in preda al sonno, in lieve sonno soffitti, ed era ogni visione vaga chimera. Non ci dovete rimproverare se vana e sciocca sembrò la storia, ne andrà dissolta ogni memoria, come di nebbia se il sole appare. Se ci accordate, vostra clemenza, gentile pubblico, faremo ammenda. E com'è vero che io son folletto, onesto e semplice, sincero e schietto. Se puro colpe non mai ho avuto, lingua di serpe, falsa e forcuta. Pago l'ammenda senza ritardo, mi direte che son bugiardo. Ora vi auguro sogni felici, se sia ben vero che siamo amici. E ad un applauso tutti vi esorto, poiché ho promesso che ad ogni torto a voi usato, per insipienza, gentile pubblico, faremo ammenda. Perché non sei andata a fare Romeo e Giulietta con gli altri, eh? Oh, Romeo, perché sei Romeo? Riccardo, i fenicotteri che mi chiamano. No, fenicotteri non ce ne esce. Perché l'hai fatto? Perché hai messo a morte Giulietta? Sono afflitta dal dolore. Ti darò un bel amore. No, resta lì, vai ad altre!
Quello che ti dice si ammolla. Eh no, allora cosa hai il nome? Ma tu sei Signora? Ah? Io non ho parlato bene.